Amici di Enjoy Television, questa sera siamo venuti in Umbria, siamo alle porte di Perugia per assistere alla prima edizione del Tiberland Festival in Val Tiberina alla discoteca Clover. Amici di Enjoy Television, continua questa nottata vicino a Perugia per il Tiberland Festival e con noi ci sono Andrea e Cinzia Checcaglini. Buonasera ragazzi. Buonasera. Ciao. Ciao. Allora, questo festival finalmente è arrivato, finalmente ci siamo e finalmente avete portato un po' di bella musica nella provincia di Perugia. Esatto, esatto. Era il nostro obiettivo, era quello di portare un po' di gente, di far divertire la gente e soprattutto di dare una bella considerazione alla vallata. Come è nata l'idea del Tiberland Fest? Ma è nata da un'idea di alcuni ragazzi che ci seguono. Un sogno della sua vita. E praticamente seguendo l'orma del Tomorrowland, sentendo sti ragazzi Tomorrowland, è nato il Tiberland. Vabbè, insomma, avete detto ci sono festival ovunque, perché non fare un festival in Val Tiberina? Esatto. Il Tiberland però è un festival che si basa sulla musica di qualche anno fa, nel senso più degli anni 90, perché ci sono DJ qui che hanno fatto la storia della musica. Eh certo, noi siamo poi patiti tutti e due della musica anni 90, siamo parrignani, e ci piaceva ricreare una situazione degli anni 90. Altre cose, a me viene in mente un altro evento italiano che può essere un po' un fratello maggiore del Tiberland, che è il Plasmafobia. Avete preso spunto anche da quello? Sì. Sì, un po'. Un po' parecchio. Raccontatemi. Cioè, seguendo l'orma di Massimo del Soldato, che riesce a creare un evento che è la fine del mondo, che raduna tutti i ragazzi e i ragazzoni di tutta Italia, e abbiamo detto proviamoci, è il primo evento, speriamo che vada bene. Di venerdì, perché non è semplice lavorare in Italia. È semplice soprattutto per il periodo che è questo. Esatto. E praticamente sono riuscito a radunare qualche amico, qualche sponsor e niente, è venuto fuori il Tiberland. Enjoy Television continua questa nottata alle porte di Perugia, siamo in Val Tiberina per il Tiberland Festival e con noi Mr. Gianni Parrini. Buonasera. Buonasera. Come stai? Complimenti, Gianni. Mi avete trovato? Ti abbiamo trovato, noi di Enjoy Television troviamo sempre tutti. Mi avete scovato. Come stai, Gianni? Sto bene, dai. Bene. Quando c'è la musica c'è una bella energia, i ragazzi che vogliono divertirsi, e in questo momento c'è bisogno di cambiare energia. L'appuntamento di questa sera è un appuntamento importante perché è un appuntamento nuovo, è un appuntamento fatto da due ragazzi che
che sono Andrea e Cinzia Checcaglini, molto carini, che sono dei grandissimi fans del Plasmafobia e di Gianni Parrini, e che hanno deciso di portare della bella musica in Val Tiberina, perché il loro discorso è: perché in Val Tiberina non ci deve essere qualcosa di bello? E quindi hanno voluto creare questo Tiberland Festival. Beh, direi che da quello che vedo questa sera sono stati premiati per il loro coraggio e la loro anche pazienza, perché questa valle non è come lavorare a Milano o a Torino in una grande città. È un luogo a cui bisogna dedicare molte energie. Loro lo hanno fatto e stasera, visto che ci tengo particolarmente, che non sono solo degli amici ma qualcosa di più, un po' come un fratello e una sorella, li conosco da molto tempo e sono felice che hanno centrato l'obiettivo. Qui il festival in Val Tiberina, il Tiberland Festival, continua in questa nottata all'insegna della bella musica. Gianni Parrini lo rincontreremo molto 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 presto davanti alle telecamere di Enjoy Television al Plasmafobia White Edition. Un bacio. Ciao a tutti.